Entrano in campo Benevento e Boreale Don Orione, seconda giornata della Final Six, sarà la seconda giornata di questo girone da tre squadre, completato l'AS Roma che si è imposta nella prima partita per 4-0, adesso tocca a Benevento e Boreale Don Orione prendere punti pesanti, quarta edizione della Lazio Cup. Lungo rilancio dalla parte opposta, stacco di testa, si continua a lottare a centrocampo, ancora Porta che prova a mettere tutto in ordine, carambolano addirittura in due sul pallone, Porta allarga sulla destra dove arriva la prima conclusione verso la porta di Costantino che calcia però alto. Rimessa con le mani. Poi traiettoria prolungata ancora una volta, sta arrivando sempre Costantino sulla sinistra, si sta proponendo spesso il numero 6 che è andato vicinissimo al gol del vantaggio e solamente dentro e sotto misura sfiora ancora una volta il vantaggio al Benevento, questa volta con il numero 22 Porta che si era buttato dentro, c'è stato l'intervento e calcio d'angolo, battuta del calcio d'angolo che arriva sul secondo palo, stacco di testa, palo gol, alla fine arriva il terzo tentativo. Il vantaggio del Benevento che sblocca la partita e apre le marcature. Battuta dentro, ancora in porta, azione fotocopia, gran gol direttamente dalla mattonella del calcio d'angolo per il raddoppio del Benevento che si porta sul 2-0. Pronta un'altra battuta con il destro, sempre traiettoria rientrale, questa volta fuori, vediamo se arriva il tiro da lontano che parte adesso, traiettoria che scende lontano però da Sacchetti, ci ha provato in questo caso il numero 14 Cepollaro. Lungo il pallone, gestione temporanea del numero 10 Scarpati. Poi il Benevento a guidare l'offensiva con il proprio numero 84. Vediamo se arriva ancora la conclusione. Ci prova Costantino. Vittoria larga però. Comincia dal fondo il numero 1 della Boreale che poi spara via il pallone. Ci prova ancora una volta Porta a portarlo via gli avversari. Coadiuvato poi dall'azione di Garofani arriva la conclusione. Benevento questa volta facile per Sacchetti bloccarla. Nessun pericolo per lui in questa occasione. Poi colpo di testa a prolungare la traiettoria verso la porta di Angelino. Deve andare in chiusura il Benevento, lo fa bene, addirittura a 4 effettivi adesso in zona offensiva. Conclusione, Sacchetti ancora in due tempi. Ripartenza, torna velocemente in possesso il Benevento, circolazione in orizzontale. Costantino, poi di prima intenzione il tocco in verticale di Porta. Ci prova la Boreale con un buon pallone sulla sinistra. Deve andare in chiusura difensiva il numero 4 del Benevento, Donzelli. Rimane incollata l'avversario che riesce a mettere il pallone dentro che passa! Tocco sotto misura e poi intervento fondamentale del portiere del Benevento a sventare il gol che avrebbe riaperto la partita e portato la Boreale sul 2-1. Destro chiama lo schema il numero 22, disegna all'interno dell'area di rigore, tocco di un compagno, pallone che sfila però lontano dalla porta, allora già allontanato Costantino, poi non benissimo la Boreale che rischia di mettere un pallone buono per il Benevento che infatti torna velocemente in possesso, pallone che sfila sulla sinistra su Criscuolo che fa partire il mancino, un colpo da biliardo del numero 5, si è mangiato il gol a Boreale Don Orione, risposta al Benevento che vola sul 3-0 con il proprio numero 5 che batte corto, combinazione, traversone conseguente in mezzo, tocco con il braccio secondo il direttore di gara. Quindi calcio di rigore Boreale. Pronto spizzichino, la rincorsa del 22 che spiazza Siano e accorcia le distanze per i suoi, fa 3-1. Primo gol nella competizione della Boreale Don Orione che riesce a mettere il nome sul tabellino dei marcatori con il proprio numero 22 Spizzichino. Ha provato con un buon momento a fare male al Benevento, vediamo se reagisce adesso la formazione in maglia nera che macina campo sulla destra, pallone dentro, tocco sotto misura sulla traversa, che cosa ha preso le moli, ha alzato un pallone terrificante, anzi che salta il primo avversario, poi offre bene un pallone in orizzontale, buona la chiusura in questo caso di Ercole che blocca la corsa dell'avversario, poi ci prova ancora una volta
Natalizio ad arrivare sulla sfera, si lotta in mezzo al campo. Di Lorenzo la meglio, apre bene in orizzontale sulla destra. Prova ancora a sfondare il Benevento da quella mattonella. Attenzione, tu per tu con le moli! E c'è il gol della formazione in maglia nera. Dovrebbe aver segnato Zerella, che se n'è andato via a grandi falcate e chiude definitivamente la partita. 4-1 quindi per il Benevento. Attenzione perché Natalizzi rischia subito di tornare in possesso del pallone. Non c'è più tempo per la Boreale d'Onorione, che con un gran secondo tempo ci ha creduto fino alla fine, ma il Benevento si impone per 4-1.